Dunque, ragazzi, Mister Allegri vince la panchina d'oro 2018, record assoluto, mai nessuno aveva vinto quattro panchine d'oro. In più lui vantava già una panchina d'argento vinta con il Sassuolo, e quindi sono quattro panchine d'oro non consecutive, perché in mezzo 2 anni fa ne vinse Sarri. E insomma, riconoscimento importante. E devo essere sincero, avevo timore di questa premiazione. Perché appunto venivo da 2 anni fa quando fecero vincere Sarri, nonostante il fatto appunto che Sarri non avesse vinto niente, Allegri invece vinse comunque il campionato di Coppa Italia. E mi lasciò un po' basito quella premiazione, mi avrebbe lasciato meno basito questa, ma credo che Sarri, che comunque poteva anche vincerlo, se la, da una parte se lo sarebbe anche meritata, Sarri abbia pagato con le sue dichiarazioni durante tutto l'anno scorso, più il finale della stagione scorsa, abbia pagato forse definitivamente, cioè abbia perso lì più che altro la panchina d'oro. Non capisco il secondo posto a Inzaghi, nel senso che io l'avrei, non ho capito Inzaghi, io avrei messo sicuramente un Di Francesco, visto che comunque ha portato la Roma in semifinale di Coppa, ma Inzaghi non lo capisco perché Inzaghi è costato alla Lazio una Champions. Una partecipazione alla Champions, possiamo girarla quanto volete, ma se la Lazio avesse avuto un altro allenatore, a vedere, non c'era Inter Barcellona ma Lazio Barcellona, ha avuto 4 match point, li ha falliti tutti, e francamente dagli comunque così tanti voti mi è sembrato molto strano. Ma Allegri è strameritato, Allegri ha vinto campionato, Coppa Italia, il campionato dell'anno scorso c'è la mano veramente fortissima di Allegri, che è riuscito a gestire una squadra anche nei momenti ma di maggiore difficoltà, quando gli infortuni erano veramente tanti. E quest'anno tra l'altro è partito molto forte, battendo un altro record, 34 su 36, e insomma, direi che questa panchina d'oro, come quella dell'anno scorso, è stata strameritata. E insomma, comunque, quattro panchine d'oro vuol dire aver superato Capello, aver superato Conte, aver superato, insomma, tanti allenatori che comunque hanno fatto la storia di questo, la storia del calcio italiano. E guarda, e tra l'altro quasi, e tra l'altro tutti hanno fatto la storia della Juve, perché comunque Capello, Conte, giocatori, allenatori che con la Juve hanno vinto e hanno fatto bene. Vittoria importante di prestigio dunque per l'allenatore, che è arrivato, ripeto, a quota 4 come nessun altro, e sarà difficile portargli via questo record, perché secondo me non è così scontato vincere la panchina d'oro, soprattutto non è così scontato vincere per così tanti anni di fila campionato di Coppa Italia come ha fatto lui vincendolo per 4 anni di fila. E chiudo dicendo che ha lasciato la dichiarazione dicendo che si trova bene alla Juve, spera di rimanere per molti anni. Il sentimento per quanto mi riguarda è reciproco, io spero di avere Massimiliano Allegri come allenatore della Juve per 10-15 anni, perché credo che difficilmente si trovino allenatori migliori di lui. Tutto qua, ragazzi, io ora vi saluto, vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!